qualche parte, non so neanche io dove, ma stiamo andando. Allora, ora si controlla che non ci sia nessuno, poi voi entrate in queste stradine, vi guardate ancora dietro e avete concluso. Comunque, fa talmente caldo che io di solito esco sempre o in felpa o con i pantaloni da cross, tuta e maglietta corta. Minchia che caldo, mi sudano pure le palle. Francesco Birroini! Come una molla! Oh, ma fai piano, ma non il libretto. Gli altri due penso abbiano preso il rosso, li hanno investiti, rapinati, rubati, fatti cose. Beh, come l'F12. Sì? Ma dove siete? Dove sei? Sono all'ombra dopo il semaforo. 1, 2, 3. Vasche da bagno, minchia. Comunque sto facendo una storia su Insta, quindi se non mi segui su Insta vammi a seguire. C'ho uno scooter, c'ho un cazzo di catamarano volante viola. Boh, è già in temperatura per quanto mi riguarda.
Bene, l'ho solo presa un po' lunga. Niente di che. Eh? Sei sicuro? Boh, sì, sono sbucciato. Ah. Se riparte, no. Però sto bene. Penso al massimo solo il dito, ma in teoria bene. Bene? Sì. C'è un po' di abrasioni adesso. Lì sono arrivato sul ghiaino. Ma ce n'è tanto il ghiaino. Ah. Ma Dio. Sembra solo le carene. Poi ma magari adesso. Ah, io bene. Ho solo un po' esagerato, bro, vabbè. Sì, è solo saltato l'ingranaggio, tiro giù il carter, in teoria va. Sì. Ah, bro. Perché il sito comincia a pensarti, è capace che ti arrossi. Dove ti sei fatto male? Sono lì al ginocchio? Qua? Magari adesso si fermano. Senti, ma vuoi mettere un po' d'acqua nelle ferite? Ci sarà? Sì. Grazie. L'ho rimesso dritto, non pensavo, mi spavolo. Io maschio c'è tirarmi giù un copricarter e rimetterlo, vedere se parte. Grazie un aiuto. Perché loro, cioè, se vedi, no, non ha toccato il copricarter, ha toccato qua. Ah, non è. Se esci, tiramelo giù, dovrei avere le chiavi nel sotto. Devi prendere le chiavi. Questo? Sì, perché tutto questo pezzo? Mandalo giù. Ah, la pendella. Vedi che va giù, ma poi si blocca l'ingranaggio perché è rientrata la pendivella sul carter. Ah, devi tirarla fuori. Sì, se, no, se tu spiri giù il carter, provi a rimetterlo sopra. Oh, però è venuto troppo bene, se arrivo lì esco dalla curva, lo alzo, lo metto giù, mi pare. Poi infatti a un certo punto ho sentito chiamare, ho detto boh, fermiamoci. Sì, ma allora, perché altro la ventina? Mi sono un attimo impanicato. Oh, ma dove cazzo sono le chiavi? Vabbè, ma faccio io, tieni. No, fermo, stai fermo, va. Tu scendi. Non sei venuto. Cazzo, vai piano. Chiede, ce l'avamo preso bene. Oh, ma ti ero attaccato al culo. Poi raga, ho visto un po' di margherite, mi sono preso un attimo bene, volevo andare a vedere da vicino, ci sta. Spero che almeno, porca troia, sto giro la GoPro fosse messa giusta e ben ripreso bene. Perché sennò mi ho voluto un pochino osare, si suol dire, un pochino troppo. E niente. Allora, risultato. Braccia che bruciano. Ma sono una cosa bellissima mentre scendi col venticello. Pollice un po' dolorante. Pantaloni da buttare, ginocchia aperte, spalla e altre robe. Scooter sono un po' le carene grattate, sti cazzi. L'ingranaggio dell'accensione si è un po' sfasato, ma sono ancora riuscito a farlo partire. Frena un pochino poco, però vabbè, capita. Sto tutto a destra perché c'ho un male al culo che non avete idea. Perché loro, vabbè, a vedermi volare così si sono preoccupati. Io sarà adesso che ho ancora adrenalina in corpo, non lo so, sono un attimo ancora esaltato. Non ci ho fatto troppo caso, cioè nel senso, boh, sì, mi sono sbragato, ma non mi sono spaventato più di tanto. È un po' storto il manubrio, ma niente di che. Ora andiamo un attimo al Mac e se trovo dell'acqua o qualcosa mi pulisco. È boh. Successo che ho voluto esagerare, ho esagerato. Sono arrivato lungo in quella curva che c'era il ghiaino. Ho sperato che boh, di non cadere. Ma probabilmente adesso non lo so, dovrei rivedere il video. A rallentatore penso che si vedrà. Ma ho visto la ringhiera davanti e ho detto che rischio di andare lungo.